Buonasera a tutti e benvenuti alla settima puntata della trasmissione Incontri. Nelle precedenti puntate abbiamo trattato diversi campionati da rally alla pista, quindi GT, TCR. Nelle prime puntate abbiamo anche coinvolto il management di ACI, ACI Sport, per parlare un po' della situazione legata alla ripartenza dopo il lockdown da coronavirus. E oggi abbiamo come argomento un campionato importantissimo che è l'Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth, che seppur è un campionato sia un campionato italiano, in realtà coinvolge piloti da tutto il mondo. E ne abbiamo un esempio oggi qui con Sebastian Montoya, che è un nome importante perché è figlio del pilota, campione di Formula 1 e due volte campione della 500 miglia. Abbiamo Francesco Pizzi, che è pronto a competere anche lui quest'anno nella Formula 4, e poi abbiamo due nomi importanti nel motorsport: Giancarlo Minardi, che non ha bisogno di presentazioni, comunque è il presidente della commissione velocità circuito di ACI Sport, e Luca De Donno, che è il presidente del VSK Promotion, che è promotore dal kart fino alle formule, di fondamentale importanza per tutto il motorsport italiano e internazionale. Allora, direi di incominciare con Giancarlo Minardi, che è la storia e il presente del motorsport in Italia e internazionale, presidente della commissione velocità circuito di ACI Sport. Giancarlo, parliamo di Formula 4. Qual è il segreto di questo campionato di così ampio successo e che è nato proprio con ACI Sport SPA e VSK Promotion nel 2014? Ma il successo è dovuto al fatto che noi venivamo da 4 anni di Formula Abarth, ACI SAI, e ci siamo avventurati per primi in quello che è stata una richiesta da parte della federazione di iniziare questo nuovo campionato per promuovere i giovani che venivano fuori dal kart. La scelta è stata di un ottimo telaio, un ottimo motore, cioè tutto in funzione del meglio che abbiamo reperito sul mercato, e la ciliegina sulla torta è che abbiamo fatto questo abbinamento che ormai va avanti da 6 anni e inizia quest'anno il 7º anno con VSK, che è un promoter che ci ha dato delle grandi soddisfazioni e ci ha fatto diventare, e tutti insieme siamo diventati, il numero 1 al mondo per questo campionato. Giancarlo, direi che interessante anche il fatto che i partner tecnici della Formula 4 sono, direi, al 99% italiani. Ma i partner praticamente sono tutti italiani, perché il telaio italiano, il motore è Abarth, gestito da Autotecnica, che è il nostro partner e ci dà delle ottime garanzie. I pneumatici sono Pirelli, quindi è un bel made in Italy, che ha saputo, tant'è che altri campionati poi hanno copiato questa formula, ed è stata una formula vincente, perché anche oggi, in un momento difficile come quello di quest'anno col Covid-19, abbiamo un parterre molto, molto forte, molto numeroso, e che ci fa ben sperare. E a questo punto è stato chiamato in causa Luca De Donno, presidente di VSK Promotion. Luca, a questo punto chiedo anche a te, a livello, direi, anche organizzativo e di promozione, qual è il punto di forza della Formula 4 italiana? Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, il successo della Formula 4 Italia, secondo me, è dovuto comunque a più elementi. Come ha detto prima Giancarlo, prima di tutto la nostra cooperazione tra ACI Sport e VSK, che comunque ha garantito un percorso di scelte condivise per migliorare sia gli aspetti sportivi che tecnici. E, ripeto anche il fatto della scelta dell'auto, che è stata vincente, con un pacchetto telaio, gomme, motore, che ha soddisfatto tutti i team e tutti i piloti. La scelta anche dei circuiti, quella è stata anche importante, perché magari a differenza di altri campionati di Formula 4 che poi sono nati dopo,
abbiamo davvero un bel pacchetto di circuiti performanti per i piloti, dove comunque oltre adesso a fare la Formula 4 poi li rivedranno anche con le formule insomma maggiori. Poi è normale che 7 anni fa, quando siamo partiti, voglio dire, nessuno sapeva diciamo come poteva diciamo andare questo campionato, e quindi la prima cosa che abbiamo fatto noi come VSK Promotion è quella di puntare soprattutto in una diciamo in una partecipazione internazionale, quindi cercando di fare leva sui nostri campionati di kart, che vedono la partecipazione di circa il 90% di piloti stranieri. E questa scelta in effetti è stata vincente, perché rispetto anche ad altri campionati la nostra griglia di partenza ha sempre visto fin dall'inizio una partecipazione di diversi paesi, per arrivare fino addirittura a 20-22 paesi per ogni gara. E naturalmente anche abbiamo un bel pacchetto per quanto riguarda la promozione televisiva, fin da subito messa diciamo a disposizione dei team dei piloti oltre ai social. E un altro aspetto importante che non è da sottovalutare è quello che fin dall'inizio abbiamo messo in campo delle strutture, infrastrutture di alto livello, ma questo non perché volevamo fare i belli della situazione, ma perché questo ha fatto vedere anche e capire soprattutto ai team, ai piloti, che anche noi ci credevamo in prima persona, quindi non abbiamo aspettato di fare l'investimento per vedere prima diciamo la resa del campionato e poi investire, no, fin da subito abbiamo investito e abbiamo anche continuato ad investire anche l'anno scorso con il rinnovo nuovamente delle strutture diciamo che portiamo in pista. Diciamo tutto questo secondo me ha portato ad avere un campionato vincente, un campionato partecipato in maniera internazionale che è atipico per un campionato nazionale, visto anche gli altri, ed è un campionato che diciamo anche con questa situazione quest'anno del Covid sembra avere insomma un'ottima salute. Quindi speriamo che questo insomma si possa vedere anche sul campo a Misano, e quindi per ripartire insomma anche per questa stagione 2020. Beh, direi che parlando appunto di il profilo internazionale di questo campionato italiano, non possiamo che poi coinvolgere uno dei due piloti che competeranno quest'anno, che è Sebastian Montoya. Sebastian, referring to you, Luca De Donno was underlining the international structure of the championship. It's an Italian championship, but actually it's participated by many international drivers. You're one of them. Let me ask, why did you choose the Italian Formula 4 championship, and which is the image of this championship from your side? Hey, good afternoon. And for me, the reason we chose the Italian F4 Championship is just because of the level it has internationally and worldwide. It's just incredible. The drivers are from all around the world. You have from England, you have me, you have Portoleto, which is also from South America. And it's a lot of different drivers from a lot of different places. And it just puts the baseline for what an F4 Championship should be. Quindi una conferma da parte di Sebastian proprio di quello che diceva Luca De Donno, cioè proprio l'immagine dell'Italian Formula 4 Championship powered by Abarth a livello internazionale è l'immagine di un campionato molto partecipato, molto competitivo, di un livello altissimo. Sebastian, thank you. Which are your first impressions passing from car to Formula 4? Tell us about a little bit about this new experience. Yeah, I remember the first time in Red Bull Ring, the track was a bit wet and I was testing with the team for the first time, and just when you get on the throttle for the first time, it just doesn't stop pulling, and how much speed and how fast you go is just incredible. Obviously it's not the fastest car that there is, but as a baseline for learning, especially while you progress the rankings, it's a really good car. It's not that heavy, doesn't have so much power,
it's really good, especially because the main difference I think between the karting and the F4 and the cars in the future is the suspension and how the car feels, especially when in the fast corners you turn in and the car doesn't feel so fast. You're going fast, but just feel slow at the beginning, and you just have to get used to the car being like that. Thank you, Sebastian. A questo punto non possiamo che coinvolgere il pilota italiano Francesco Pizzi, che quest'anno gareggerà con la Van Amersfoort Racing. Francesco, le tue prime sensazioni passando dal kart alla Formula 4? Buonasera a tutti. Le mie prime sensazioni, la prima volta che sono andato in pista era un test privato, per fortuna sono riuscito ad avere tempo per abituarmi, e inizialmente non mi trovavo bene, soprattutto perché dal kart, dove hai un freno che comunque è molto morbido, appena lo tocchi il kart tende a frenare, invece la macchina deve esercitare molta più forza sul freno e quindi richiede anche più allenamento, cosa che ho dovuto sviluppare nell'anno passato prima di debuttare quest'anno. E poi da subito, dopo i primi test, sono riuscito a andare abbastanza bene, e soprattutto credo che la Formula 4 sia una buona macchina, poiché non avendo né molta potenza essendo neanche pesante, ti aiuta a sviluppare questa velocità nelle curve che magari con una macchina che ha più potenza tendi a non usare, poiché hai molta potenza e non serve portare velocità. Invece con la Formula 4 è molto importante la velocità media nella curva, e quindi ti aiuta molto a sviluppare le tue tecniche di guida. Tu sai che come pilota italiano hai delle belle responsabilità in questo campionato, che è un campionato che ha un grandissimo successo internazionale, grandissimo successo, come abbiamo detto prima, per partner tecnici, vettura praticamente 100% italiana. Magari abbiamo bisogno di qualche pilota che ci porti qualche risultato, addirittura che ci porti a casa il campionato. Quali sono i tuoi obiettivi per quest'anno, Francesco? Quest'anno spero di riuscire a lottare per il campionato e di vincere qualche gara. Di sicuro sarà difficile, poiché ci sono molti piloti di alto livello nel nostro campionato. Credo che quest'anno per noi italiani sarà una bella annata, poiché rispetto all'anno scorso, dove comunque abbiamo faticato, quest'anno abbiamo già visto nei test prestagionali come io e altri piloti italiani eravamo comunque nei primi 10, riuscivamo a esserci costantemente, e poi è una grande occasione correndo con il team campione uscito dall'anno scorso, che mi dà un po' più di fiducia per questa stagione. Allora, sicuramente la Van Amersfoort Racing l'anno scorso è riuscita a ottenere ottimi risultati e a settare la macchina nel modo migliore. A questo punto, visto che si è parlato di kart, di Formula 4, di questo passaggio che non è immediato, ma è comunque il primo passaggio che si ha nelle formule, ricoinvolgerei Luca De Donno, che con VSK Promotion evidentemente diciamo in qualche modo promuove il motorsport proprio a partire dal kart a livello internazionale, per poi appunto passare alla Formula 4 e alla quella che l'anno scorso è stata la neonata Formula Regional. Luca, quanto è importante fare un percorso sia che appunto inizi dal kart per poi progredire nel motorsport, sia in qualche modo che segua un filo conduttore unico, cioè che possa avere magari un promotore unico come VSK Promotion, o un organizzatore unico come AC Sport SPA, e poi ci sposti appunto dal kart alla Formula 4 o alla Formula Regional. Allora, guarda, anni fa magari quelli delle auto o quelli dei kart, diciamo, avevano una situazione completamente differente. Ognuno stava lì nel proprio paddock, anzi, molte volte, voglio dire, magari quelli dei kart si arrabbiavano perché magari quelli delle auto magari prendevano il pilota un anno prima, quindi c'era una situazione molto, molto slegata. Quando abbiamo iniziato a promuovere il Formula 4, la cosa difficile è stata quella di poter, diciamo così, far prendere coscienza a entrambi i paddock, quindi Formula 4 e kart,
che le due discipline dovevano in qualche maniera collaborare e cooperare, perché solo così si poteva comunque creare un vivaio. E questo in effetti, diciamo, dopo i primi tempi è stato, voglio dire, è stata una situazione poi condivisa da tutti i team dei kart, da tutti i team anche delle auto, tant'è che adesso alcuni team di kart hanno anche la doppia opzione, quindi fanno kart e formula. Alcuni team di formula oramai hanno una cooperazione stretta con dei team di kart. E questo è fondamentale per creare la vera filiera, perché è bello dirlo magari sulla carta, poi bisogna anche metterlo in atto. E diciamo che questa operazione è riuscita, perché ormai, voglio dire, entrambe le discipline, e se vogliamo dire si sta affacciando anche la terza, che è quella del Formula Regional, si stanno legando sempre più. E avere magari, diciamo, un unico promoter che in qualche maniera fa da catenaccio a questa filiera è un vantaggio, perché in termini di velocità di informazione è sicuramente molto più reattivo rispetto magari ad altre situazioni dove comunque si hanno più promoter che magari gestiscono diversi campionati. Quindi oggi kart Formula 4 e metto anche il Formula Regional sono una vera e propria filiera che bisogna coltivare, perché sarà il futuro del motorsport, diciamo, moderno. Questa è la mia opinione. Grazie Luca. In tutto ciò direi che a questo punto ricoinvolgerei Giancarlo Minardi, perché ACI Sport da questo punto di vista ha fatto le cose proprio per in qualche modo sia coinvolgere l'USK Promotion, ma anche far partire dei campionati che possano in qualche modo creare questa filiera proprio nel suo ruolo di supportare il motorsport e supportare anche, direi, i piloti, forse in particolare gli italiani. Ma il nostro lavoro è cominciato una decina d'anni fa, come ho detto prima. Siamo stati i primi a fare una formula nazionale con la formula ABAR ACI 6. Con questa formula abbiamo fatto l'apprendistato, è stato un successo e abbiamo incominciato a fare tutta una ricerca partendo dai kart, come ha detto prima lui, perché è indispensabile avere e andare incontro allo sviluppo e alla crescita di questi piloti. Quindi con la scuola federale, che è un altro fiore all'occhiello di ACI Sport, abbiamo iniziato a fare un tutoraggio, facciamo degli stage con i piloti, tant'è vero che Francesco Pizzi è uno di quelli che l'anno scorso ha seguito questa trafila, per finire in un supercorso a fine anno dove cerchiamo di far crescere con il nostro supporto dei nostri piloti, dei nostri tecnici, la crescita di questi ragazzi. Diciamo che abbiamo percorso un percorso interessante, difficile ma interessante, e ci sta aprendo un futuro molto roseo. Abbiamo un gruppo di piloti, come diceva prima Francesco, che quest'anno sono presenti in Formula 4, ragazzi che probabilmente ci faranno divertire e faranno parlare sia dell'Automobile Club d'Italia ma sia di loro per il futuro. Noi continueremo questo tutoraggio, noi saremo presenti sui campi di gara, perché siamo stati i primi a imporre anche alla Federazione Internazionale la presenza della scuola federale per questi ragazzi, che sono accompagnati ad ogni evento il venerdì mattina a fare dei giri di ricognizione nella pista, poi con delle riunioni giornaliere dopo le prove e dopo la gara, per far vedere loro quello che è eventualmente degli errori che loro hanno fatto o dove loro si possono migliorare. Questo ha fatto sì che durante l'arco dell'anno abbiamo visto dei grossi step di evoluzione da parte dei piloti, e quindi continueremo su questa strada, che è una strada che ci sta premiando. Sebastian, I need to ask you your first sensations passing from karting to Formula 4. And eventually what helps you from what you learned from karting now driving a Formula 4. And then how your father, Juan Pablo, is involved in your preparation, if he helps you, if he's directly involved, or if he just looks at you but lets
the team look after you in the training? So I think like my first impression with many people when you get into the car for the first time is just saying wow, because of everything that the car does, it's just incredible. And like once you start going fast, just especially the brakes, like when you like brake hard and you go into a corner, you go, oh my god, this is hard. And so obviously that's probably the coolest part out of everything in F4, is just it's a baby form of a Formula One car basically, and it's just incredible. And from karting, I think the most things that I think everything affects, just how to brake, how to do with the steering and the brakes, how to combine those two with the throttle, because you can't just hop into the F4 and pretend you've never driven anything before. So obviously you have to have the basics down, and that's what you learn in karting. And with my father, Juan Pablo, it's most people think it's only him that teaches me, and some people think that he doesn't get involved at all. And right now it's more of both. The team Prema has a lot of videos, a lot of telemetry, a lot of data. So it's really easy to be prepared for an event. By the end of the day, it's just you and the car, and that's what you have to do. You know what you have to do, and you just have to do it. And obviously, as being my first year and being a rookie in the championship, it's really hard sometimes because I don't have a basis. But with my father, it's really easy because he tells me what I have to do, and I just have to do it. And it's really good because he explains to me exactly the feeling that you get with the car. So let's say if he says you go into a corner with too much brake, then you're going to oversteer and you're going to lose the rear, and it's going to feel like this, and you have to do this and this and this. So obviously it's a big advantage over some other people because they don't have what I have with my dad. Okay, thank you Sebastian. Vorrei tornare con Giancarlo Minardi per chiedervi qualcosa in più sulla scuola federale ACI Sport, che è un aspetto, un punto di forza del campionato Formula 4 indiscutibile, e rappresenta veramente quella scuola che permette ai giovani piloti, quindi nella fase più importante di passaggio dal kart alle formule, di migliorare la propria guida, la propria esperienza anche in tempi più brevi. Forse Giancarlo ci puoi raccontare qualcosa in più sulla scuola federale ACI Sport. Allora, la scuola federale prende in mano i ragazzi fino dai 12 anni in su, quindi dai 12 anni ai 15 anni c'è sempre presente un nostro istruttore, un nostro pilota a tutte le gare di go-kart, in maniera tale che stila relazioni e segue da vicino i ragazzi che partecipano ai vari campionati italiano e US Cup di kart. Come ho detto prima, facciamo degli stage durante l'arco d'anno, vengono selezionati dei piloti che in abbinamento con la FDA, la Ferrari Driver Academy, che da anni c'è un rapporto di collaborazione tra ACI Sport e FDA, facciamo durante l'arco dell'anno dai 2 ai 3 stage per poi scegliere dei piloti che portiamo, come ho detto prima, a fare un suo percorso. Durante questo percorso, sia sui campi di gara, quando questi ragazzi partecipano ai campionati di Formula 4, e sia durante gli stage, è chiaro che i nostri istruttori lavorano con loro, cercano di far vedere loro dove eventualmente fanno degli errori o possono migliorare la loro prestazione, e questo ci sta dando degli ottimi risultati. Purtroppo sono pochi gli stage che possiamo fare perché sono molto costosi e di conseguenza non ne possiamo implementare molti durante la stagione, anche se stiamo lavorando con la presidenza, con Marco Ferrari, segretario generale, Marco Rogano, stiamo lavorando per cercare di aumentare, visto quello che noi riusciamo a ottenere da questi stage, di aumentare il numero degli stage durante la stagione. Direi che è un altro fiore all'occhiello che ACI Sport può dare a questi ragazzi. Abbiamo visto che toglierli per un attimo di una giornata o due dai propri team serve a loro per essere più concentrati e per avere un'indicazione che non è quella di tutti i giorni, non è quella che loro hanno e affrontano durante l'arco dell'anno, per cui continueremo su questa strada, e ci sta dando dei grossi risultati.
quest'anno, come abbiamo detto prima, abbiamo una bella e nutrita partecipazione di ragazzi che vengono dal nostro mondo del car, quindi i ragazzi, come diceva prima Francesco, hanno fatto già vedere nel pre-campionato, che purtroppo è stato un po' anomalo per questo Covid-19, delle ottime prestazioni, quindi noi insisteremo e cercheremo di essere al fianco per farli crescere in questa piramide che la FIA ha voluto fare con gli step Formula 4, Formula Regional, Formula 3, Formula 2, Formula 1, e dobbiamo anche dire che noi abbiamo già dei piloti che, partendo da noi, oggi sono in Formula 1. Uno su tutti è Stroll, che ha fatto tutta la trafila nostra per poi passare alle formule semiprofessionistiche, oggi nel professionismo. Lo stesso Latifi non ha fatto il Formula 4, ma ha fatto il Formula 3 italiano e oggi è in Formula 1. Per cui di nuovo c'è stato Sirokin, quindi diciamo che abbiamo ottenuto già dei risultati. Ovviamente c'è stata una partenza che è avvenuta nel 2010 di questa operazione, ci vogliono ancora qualche mese, qualche anno per metterla a punto, ma io sono moderatamente ottimista che questa è la strada da percorrere per ottenere dei risultati e portare dei piloti in alto. Giancarlo, tu hai fatto più volte riferimento alla FIA e a questo punto non possiamo non parlare, anche se oggi parliamo di Formula 4, non possiamo non parlare della Formula Regional European Championship Certified by FIA, che è appunto il campionato sempre impostato e definito da ACI Sport in collaborazione con WSK Promotion, e che è il campionato che su quel livello è stato selezionato proprio da FIA come campionato ufficiale certificato FIA. A questo punto coinvolgerei di nuovo Luca De Donno per un commento su un campionato che è nato l'anno scorso, ha fatto bene come anno d'esordio, è un campionato che sta coinvolgendo tra l'altro anche delle case automobilistiche e dei team come FDA o Red Bull Junior Team e piloti che appunto sono seguiti da queste strutture, e quindi dimostra ancora di più quanto questo sia un po' il campionato di riferimento dopo la Formula 4. Sì, allora diciamo che il Formula, io lo chiamerei Formula 3 Regional, perché questa è la sua vera denominazione, anche se, voglio dire, poi è stata cambiata in Formula Regional, che il regolamento tecnico è quello del Formula 3. E diciamo che il campionato è nato l'anno scorso in una situazione abbastanza complicata, in quanto avevamo come competitor diversi altri campionati con dei promotori direi tra virgolette anche molto blasonati di noi, e quindi essere partiti secondo me è stato un ottimo risultato, anche perché se guardo a 7 anni fa, quando siamo partiti con la Formula 4, anche lì noi siamo partiti con 22 macchine all'epoca, ma lì era una formula diciamo tra virgolette meno importante rispetto al regional, qui siamo già in una serie internazionale. Ed essere riusciti a partire già con quei 15-16 piloti è stato secondo me anche lì un successo, perché altri, ripeto, promoter più blasonati non sono riusciti nemmeno a partire. Quindi questo per dire che il campionato è giusto, è corretto, la filiera è giusta, quindi il passaggio Formula 4, Formula Regional sarà un passaggio tra virgolette obbligato per chi vuole avere una carriera da professionista. E naturalmente nelle cose bisogna crederci, bisogna investire, quindi almeno, voglio dire, anche parlando più volte con Giancarlo, ci siamo sempre, voglio dire, abbiamo sempre diciamo chiacchierato sui possibili scenari futuri. Ed entrambe siamo stati sempre d'accordo che la scelta è giusta, bisogna portarla avanti. E anche quest'anno, con una situazione Covid che ci ha penalizzato moltissimo, perché a inizio anno, in gennaio, avevamo già una situazione ben più florida rispetto all'anno passato,
perché sulla carta avevamo già circa una ventina di piloti e con dei team nuovi. Naturalmente quando è arrivato il Covid, quei team nuovi che dovevano investire nell'acquisto delle macchine si sono un po' bloccati per dire ok, aspettiamo, capiamo un attimino la pandemia che fine farà. E diciamo che quest'anno raccogliamo più o meno gli stessi piloti dell'anno scorso, con gli stessi team e qualche team nuovo anche. Quindi anche quest'anno in una situazione Covid, vedere il campionato che lì ha i nastri di partenza e che quindi è pronto a partire, dovremmo essere abbastanza, diciamo, soddisfatti. Certo, adesso il campionato partirà, arriveremo, diciamo, nella speranza a fine stagione senza problemi, diciamo, Covid permettendo, e poi il 2021 vediamo un attimino di ripartire da una situazione, diciamo, diversa, considerando anche le prospettive che in questa stagione a gennaio avevamo. Quindi detto questo, ripeto, la filiera kart Formula 4 e Formula Regional è la giusta filiera per una carriera da professionista per i piloti che ambiscono poi a salire, diciamo, come ha detto Giancarlo, a passare poi dal Formula 3 Regional al Formula 3 internazionale al Formula 2 al Formula 1. Diciamo che questo è un passaggio che ormai è dettato sia dalla FIA e sia anche dagli addetti ai lavori. E in qualche modo la FIA conferma questa certificazione anche con 25 punti utili per la superlicenza, un aspetto che è unico solamente appunto per la Formula 3 o la Formula Regional, vedremo come chiamarla, ma giustamente il pacchetto è quello della Formula 3. Allora a questo punto io ringrazio i graditi ospiti, Giancarlo Minardi, presidente della sezione velocità in circuito di ACI Sport, Luca De Donno, presidente USK Promotion, Francesco Pizzi, che gareggerà quest'anno con la Van Amersfoort Racing, e Sebastian Montoya, che quest'anno gareggerà con la Colprema Power Team. Grazie a tutti.